Lilli Meraviglia e questo video è in collaborazione con Skifidon, perché in pratica sono usciti nuovi slime, gummy slime, e ci stanno di vari colori e vari nuance. Ci sta tipo quello fluo, quello glitter, ovviamente il mio preferito, quello argentato e quello trasparente. Però io ho pensato, a cosa servono questi slime a parte essere bellissimi? Perché guardate questo glitter come glittera, il glitter come brilla, a parte essere bellissimi e super gommosi, a cosa servono? Io ho pensato, devo assolutamente dargli altre funzionalità. Ed è per questo che ho ingegnato la mia mente, ho detto: bene, troverò uno scopo a tutto. Quante volte, per esempio, dovevamo uscire e andare a fare una commissione, ma non ci andavo. L'unica cosa che volevamo era stare là a letto e dire tipo: vado retro ogni persona che entra nella mia stanza. E sì, c'è la scusa di fingersi malati, ma di solito va così. Non ci credo che stai male! E quindi, come migliorare la finta malattia? Avendo un bellissimo moccio verde! Ho visto delle nuove scarpe col plateau arancione, tacco 12, che te dico, mi sento male. Devi venire assolutamente con me a comprarle. Guarda, ti giuro, ti accompagnerei molto volentieri, ma sto male, non posso. Non ci credo che stai male. Guarda, io ti dico. Oh mio Dio, mi sa che sono un po' contagiosa, non posso uscire. Guarda che mi è uscita dalla NASA. Vabbè, ci vado da sola. Parliamo invece delle giornate di agosto. Ma quanto fa caldo ad agosto? Proprio che dici: mamma mia, che caldo! E quindi anche le nostre mani hanno caldo. Quante volte tipo non riuscivamo a afferrare le cose perché le nostre mani erano troppo calde? Secondo me a tutti è successo. Quindi come ovviare a questa caldezza manuale, ma allo stesso tempo comunque avere la mano molto stilosa e glitterata? No, fa troppo caldo, raga, io non riesco più a resistere. Le mie mani sono roventi. Ho le mani così calde che se ci poggio sopra una fetta di pane diventa un toast. Usa lo slime viola. Oh, che bello! Che frescura! Mi sento molto meglio e anche molto stilosa. È capitato a tutti almeno una volta che tipo volevamo uscire a fare un'attività, andare a mangiare un gelatino. Però chiami l'amico uno e ti fa: no, amo, calcola che il mio cane ha cagato per tutta casa e non puoi capire il casino e devo pulire tutto. Chiami amico due: guarda, te lo dico, mi piacerebbe, ma sai com'è? Il mio blog Tumblr non si aggiorna da solo. E visto che non posto da 2 ore, devo assolutamente recuperare. Chiami l'amico 3 e gli fai: almeno tu te prego, vuoi uscire con me? Pronto, Lilimer? Non posso, sono in Russia! Ed è qui che si applica l'ingegno. Bisogna creare un nuovo amico. Un amico gelatinoso è bellissimo. Quante volte abbiamo voluto camuffarci invece, non farci riconoscere? E la cosa migliore sarebbe avere un bel paio di baffi per non farci riconoscere da nessuno. Ho provato a farli crescere, ma niente. Ma diciamo che i baffi si possono creare. Oh, mi raccomando, Lilli Meraviglia non deve entrare perché è una festa esclusiva e certa gentaglia non la voglio. Ricevuto. Salve. Prego. Grazie. Vale per le sopracciglia, magari sgarriamo troppo e ci ritroviamo senza. Non è assolutamente successo veramente. È successo all'incirca l'altro giorno. Mi stavo tranquillamente facendo le sopracciglia, ma poi la situazione è degenerata. Un pelo tira l'altro, e un altro ancora, e un altro ancora. Questo è l'ultimo, e mi ripeto nella mente, ma no, non era l'ultimo. E pelo dopo pelo mi ritrovai senza sopracciglia. Non sapevo cosa fare, non sapevo dove andare, finché non ho provato questo nuovo prodotto. Finalmente ho di nuovo le mie sopracciglia e sono anche molto più belle delle precedenti. Finalmente ho riavuto la mia vita indietro e sono tornata a sorridere. Cioè, avete un amico che è un super calciatore che sa fare dei gol che manco il capitano. L'altra amica vostra è una parrucchiera top che in 2 minuti vi fa un taglio che vi dico fermatevi. E voi non siete capaci a fare niente. Ma adesso anche voi potete essere grandi artisti. Serve solo ingegno e esplicare il perché delle cose. Potete creare una bellissima opera di arte contemporanea per stupire tutti quelli che non credevano in voi. Secondo me esprime appieno il concetto di trasgressione moderna. Sì, è una palese critica alla società odierna, per me questa è la vera arte con la A maiuscola.
Quante volte la vostra amica arriva e vi dice: amo, guarda, il mio boy mi ha regalato la corona perché dice che sono la sua regina. E voi pensate: mamma mia, anch'io lo voglio il gioiello. Però il vostro boy o è un tirchione oppure non c'è nessun boy, quindi non potete avere sti gioielli. Ma chi fa da sé fa per tre. Quindi allungando questo si ottiene qualcosa di molto fico. Oh, mo metto qua. E oddio, argento 25.000 carati. Oddio, ma cos'è quel gioiello d'argento troppo bello? Già, proprio bello, beh. Guarda come luccica. Amo, te lo invidio troppo. Lo so, lo stile non è per tutti, cara. E quindi niente, questi per me erano altri utilizzi che possono avere gli slime. Secondo me sono anche molto utili e funzionali. Vorrei fare i complimenti a questo signore che sta qui, che sta così, perché mi piace un sacco. E quindi niente, io spero che questo video vi sia Vi giuro, non l'ho fatto apposta. Mi sono schiacciata un'unghia. Ringrazio la schifidol. Oddio, basta. Ma chi è oggi? Io ringrazio il signor Schifidol e niente. Spero che questo video vi sia piaciuto. E ciao.